Preghiamo. Padre, benediciamo la tua parola, Signore, la tua meravigliosa e gloriosa parola, Signore. Abbiamo l'onore, Signore Dio, di parlare di te. Benedici la mia bocca, Signore Dio, quello che dirò possa benedire chi mi ascolta, Signore, possa scendere con la prolunga del tuo Santo Spirito nei nostri cuori, Signore, e portare rivelazione, Padre. Ti ringraziamo e ti lodiamo. Grazie, Padre. Amen. Alleluia. Primo Pietro 5. Il Signore metteva questo nel mio cuore, lo volevo meditare. Prima Pietro 5. Ce l'avete la scrittura? Verso. Il Signore mi sta dando la vista. Con gli occhiali non allora così cioè dal verso 8 dice: siate sobri, vegliate. Sto dicendo prima Pietro 5:8, ok? Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Per adesso fermiamoci qui. Bello questo passo di scritto. Dice l'apostolo Pietro, che ha scritto queste due epistole chiamate anche cattoliche, cioè rivolte a tutti, cattolico significa universale, lo sapete già, e incoraggia i credenti rispetto alle epistole di San Paolo, che non è altro che rivelazioni che il Signore ha dato a San Paolo affinché potessero pervenire a noi, e ha sviluppato la dottrina cristiana e tutto quello che Gesù ha fatto nei quattro Vangeli, come raccontato. Poi Dio ha dato rivelazione a San Paolo per sviluppare tutta la dottrina, mentre Giovanni, Giacomo e Pietro non fanno altro che rafforzare la fede dei credenti, perché si era avvicinato, diciamo, il periodo in cui c'era molto gnosticismo, e allora per far restare fermi nella fede, per rafforzare, per consolare, per aiutare, per veramente non far vacillare i credenti, questi apostoli non hanno fatto altro che scrivere queste epistole guidati dal Signore. E allora Pietro qua ci dice: siate sobri, e sappiamo che cosa significa sobri, essere equilibrati, non dobbiamo essere né troppo e né meno. Noi siamo la testa e non la coda, né? Tante volte abbiamo ascoltato che non siamo vermi di terra, ma siamo persone in autorità, credenti, nuove creature in Cristo Gesù. E dobbiamo essere consapevoli della posizione che noi abbiamo davanti a Dio, né? Possiamo entrare a Dio con libertà, solo ed esclusivamente per quel sangue versato che ha lavato noi. Amen? Ora, Pietro dice: siate sobri, vegliate. E vegliare non significa stare svegli, ma essere vigili, stare attenti. Perché? Perché abbiamo un avversario. Anche se è stato sconfitto, il nemico non è stupido. Ha 6.000 e passa anni di esperienza. Quindi da soli, con le nostre forze, nella nostra sola umanità, non potremo mai far nulla contro di lui. Ma in Cristo Gesù noi siamo più che vincitori. Ma in Cristo Gesù colui che è dentro di noi è più grande di colui che è nel mondo. Quindi con Cristo noi possiamo affrontare e mettere sotto i piedi, sotto le suola, qual è il suo posto, il nemico. Amen? Però lui va attorno come un leone ruggente. Chi possa divorare? Ora io mi faccio delle domande. E vediamo la scrittura, e soprattutto Gesù, quando gli facevano una domanda, se voi vedete, la caratteristica degli ebrei è rispondere alla domanda con un'altra domanda. E ora io vi faccio la domanda a voi: come può un credente essere divorato dal nemico? Se siamo in Cristo, se siamo lavati con il sangue di Gesù, se, diciamo, siamo protetti dal Signore. La scrittura ci pone questo dilemma. Come può un credente, non vi voglio mettere in crisi, voglio solamente, come si dice, come io mi faccio delle domande,
spero che anche voi facciate quelle domande, no? Invece di essere un monologo, almeno partecipiamo, no? Ti piace la mia idea? No, no, non staremo parlando. Sto facendo qualcosa di sbagliato, lo sto. Dai, forza, qualcuno che abbia... Dai, suscitiamo questa rivelazione, l'impartizione dello spirito dentro di noi. Dobbiamo essere passivi, giustamente. Come? Anche, anche. Per il libero arbitrio. Amen, anche questo è giusto, ma non è il punto. Non vivendo in piena comunione. Non vivendo in piena comunione. Fuochino. È la nostra mente. C'è il campo di battaglia, dobbiamo sempre imparare. E quindi? E quindi dobbiamo rimanere indossato dell'armatura di Cristo, l'intera armatura, per non farci appunto sorprendere. Anche questo è fuoco. Anche questo è fuoco. Dai, forza! Solo io mi devo sbattere con le bottiglie che la testa, Signore, rivelami. Ma perché? Perché un credente può essere divorato dal diavolo? Che non significa perdere la salvezza. Quando mettiamo questo in chiaro. Quando non dimoriamo in Gesù. Quando non dimoriamo in Gesù. Anche questo. Però il punto preciso ancora non l'abbiamo toccato. Si può essere credenti ma non sottomessi. Anche questo lo dice poi anche Giacomo. Resistete al diavolo, siate sottomessi a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà via. Che è il passo parallelo a questo. E poi anche San Paolo in Efesini, se vi ricordate, se non sbaglio 4:27, dice non fate luogo al diavolo. Cioè non date spazio alla sua azione. Perché? Perché siamo noi che diamo spazio. Lui non ha nessun potere, lui è stato sconfitto. C'è una versione francese che dice è stato ridotto a nulla, zero. Ma questo non significa che non parla, perché nella sua astuzia e nella sua esperienza, essendo stato un qualcuno che era davanti al trono di Dio, aveva un posto di privilegio, sa come far uscire i credenti dalla sua protezione e poterli attaccare. Come vediamo il leone, infatti dice come un leone ruggente. Noi sappiamo che il leone ruggente è uno solo, il leone della tribù di Giuda, Gesù Cristo è il Signore. Amen. Lui quindi si traveste da angelo di luce per ingannare. Poi dice in Tessalonicesi, facendo segni, prodigi e miracoli bugiardi, affinché coloro che non sono radicati nella verità, radicati significa che non hanno radici, saranno trascinati da questa potenza d'errore. E noi lo vediamo negli ultimi tempi, quello che sta succedendo, oppure nell'inizio del nostro cammino. Io faccio anche della mia esperienza, quando vedevamo si è visto l'apparizione di qua, le manifestazioni con le croci di là, a quello gli è venuto le stimmate, e allora tutti pensavano sì, allora c'è manifestazione del Signore. Non è per lei, assolutamente. Dio non ha bisogno di questo. Rispettando coloro che credono in queste cose, ma noi che siamo nati di nuovo, nuova creazione, sappiamo qual è la verità. Quindi forza! Qualcun altro? Se noi veramente siamo stati crocifissi con Cristo, egli non ha nessun potere. Se è vero che Cristo vive in noi, come a volte anche cantiamo, e Cristo è dentro di noi, che noi rappresentiamo Cristo, egli non ha nessun potere. A meno che noi ci comportiamo come figlio e proprio, che siamo noi che ci allontaniamo da lui. E la, penso che la risposta è quella. Anche questo è un fuoco che si avvicina, ma non tocca il punto. Poi vi faccio vedere che la risposta è semplice, perché nella scrittura. La scrittura si risponde con la scrittura. Sempre. Come? La grazia, c'entra anche la grazia. Se non c'è la grazia. Ma non manca grazia? Lo facevamo preso un po' mai oggi, ma sei assente grazie? Lavoro inventato, meraviglioso. Dai!
non ci sono i voti, non c'è nessuna... Ah, io non sempre, assolutamente. Ognuno ha le sue rivelazioni. Ci può divorare... Ci Poi? Vuoi... Ci può divorare in parte con la malattia. Anche questo? Ci divora quando camminiamo per la carne e non per lo spirito. Anche questo è vero? Però ci siete vicini, ma ancora non avete toccato il punto. Se abbiamo delle volte al nemico, lui è diritto. Certo, perché gli diamo noi il potere legale, giusto? Assolutamente. E come gliele apriamo queste porte al nemico? Quando noi crediamo alla sua voce. Quando noi crediamo alla sua voce. Infatti, Adamo che cosa ha fatto? Adamo che camminava con Dio nel giardino dell'Eden, in quella dimensione spirituale sulla terra, perché la terra è una colonia del cielo, noi sappiamo, e quindi noi siamo i suoi rappresentanti. Di conseguenza, quando Adamo, che camminava con Dio ogni sera e parlava con Dio, aveva comunione con Dio, è stato detto la comunione, poi è successo che nel momento in cui ha ascoltato la voce del nemico e ha creduto al nemico, e quindi dice: guarda, io ti do una posizione, ti faccio conoscere il bene e il male, invece Dio non vi vuole fare saltare di carriera. E allora scegliamo quel governo. Adamo ha scelto quel governo invece del governo di Dio, dove aveva tutto, perché sicuramente Dio, e questo è un mio pensiero, non è scritto nella Bibbia, sicuramente Dio come un padre avrebbe poi preso Adamo ed Eva, gli avrebbe anche spiegato il bene e il male, ma all'uomo non giovava conoscere il bene e il male, non abbegliavo, non è stato attento e quindi non abbegliavo è... Infatti lo dice la scrittura, non ha vigilato, non è stato veramente un sorvegliante, quindi, come si suol dire. Ha dubitato quando e infatti si dice quando non si ubbidisce alla parola di Dio, alla sua volontà. Anche, perché Adamo che cosa fece? Nel momento in cui tradì Dio, perché quello è un tradimento e cadde nel peccato, quindi ha dato il suo potere. Adamo ed Eva erano i re costituiti da Dio sulla terra. Ma nel momento in cui hanno deposto quelle corone e le hanno date a Satana ascoltando la sua voce, non hanno fatto altro che dare tutto il potere che Dio aveva dato a loro, e lui con l'astuzia li ha ingannati. Ora, Adamo, nel momento in cui ha peccato, quando ha ascoltato nuovamente la voce che ogni giorno ascoltava e camminava con Dio, si è nascosto. Quindi quella voce che prima era una voce paterna di protezione è diventata una voce che l'ha fatto spaventare. Quindi siete pronti alla risposta? E tutto quello che avete detto si avvicinava a questo, è collegato, però non era il punto. Amen? Siamo pronti? Verso 9 c'è la risposta. Anche, l'hanno già detto, pastore Davide. L'hanno già detto. Però il verso che dà la risposta, cominciamo dal 6, perché il verso è il verso 7. Però cominciamo dal 6, così ci rendiamo conto. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché egli vi innalzi al tempo opportuno. E dice, è tutto collegato. Noi abbiamo i versetti, ma il testo originale non ne ha versetti, quindi è tutto: gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. Questo è il motivo che permette a Satana di divorare un credente. La preoccupazione e l'ansietà che nascono dalla paura. E la paura è nata nell'Eden. Quando l'uomo, cadendo nel peccato e ascoltando la voce di Satana, non ha fatto altro che dare spazio alla paura. Infatti quella voce che prima era rassicurante alle sue orecchie e alla sua presenza è diventato paura. Perché sappiamo che la paura è un... l'alleata di Satana, e questo permette
al nemico di attaccarci e divorarci, e questo sempre non intacca la nostra salvezza. Ora volevo continuare. Gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, quindi le preoccupazioni e l'ansietà. Non vi sembra un qualcosa di molto meraviglioso? Perché? Perché se voi guardate nell'Antico Testamento, non esisteva che un credente, i patriarchi, i profeti, gettassero su Dio le sollecitudini, i pesi. Non esisteva, perché Dio era considerato l'Elohim, il creatore. Non c'era questa comunione tra padre e figlio. Questa prerogativa, questa caratteristica, questa novità è solo caratteristica della dispensazione della grazia di Dio. E questo è qualcosa che ci deve veramente mettersi di nuovo e adorare. Cioè gettare pesi è qualcosa, anche nella tribolazione, quando arriverà il tempo della tribolazione finirà la dispensazione della grazia, finirà questo tempo in cui possiamo gettare i pesi a Dio. I patriarchi non avevano, i patriarchi avevano solamente la cosa di gridare a Dio affinché, se Dio rispondeva, potevano essere, avevano la risposta a quei problemi che gli avevano posto, ma non c'era di gettare i pesi sul Signore, perché gettare i pesi dà la caratteristica di padre. Neanche i discepoli nei Vangeli vediamo che non gettarono mai i pesi sul Signore, ma si confidavano con Gesù. Era Gesù che in preghiera gettava i pesi sul Padre. Infatti attraverso Gesù noi conosciamo Dio anche come Padre. Ma nell'Antico Testamento c'era un discorso tra creatore, tra Signore, tra l'Elohim e i servi. E questa è una caratteristica della grazia di Dio. Noi viviamo in una dispensazione meravigliosa. Vi vedo molto, cioè non gustate questa meraviglia, cioè gettare i pesi. Ora, cosa dà potere al nemico? Quando noi, invece di vivere la grazia di Dio, noi ci trasciniamo i pesi addosso, quando abbiamo invece la possibilità di dare i pesi al Signore, quale sia un peso di guarigione, di malattia, oppure di mancanza, oppure di qualsiasi cosa. Dio vuole essere partecipe della nostra vita, come un padre, vuole sapere quello che abbiamo di bisogno. Ma quando noi cerchiamo i pesi nelle braccia, ai piedi del Signore, e basta, non dobbiamo farlo più. Perché ogni qualvolta noi cerchiamo i pesi, e poi, quando arriva quella sollecitudine dalla parte del nemico, ed arti infuocato, dice: hai visto che ancora non ha provveduto? Ma dice la Scrittura: perché egli ha cura di voi. Questo significa mancanza di fiducia nel Signore. E questo è un peccato, come la preoccupazione. Gesù nei Vangeli dice: non state in ansietà per niente. San Paolo nelle sue epistole parla: non state in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio. Ma come? In fede. Ci è stato insegnato dal pulpito dal pastore Filippo che non dobbiamo fare preghiere di suppliche, ma preghiere efficaci, da una posizione di privilegio dove noi siamo nel terzo cielo e proclamiamo e dichiariamo in autorità. Amen? Quindi la preoccupazione e l'ansietà dobbiamo imparare, ecco perché c'entrava anche la mente, pensieri, tutto quello che avete detto, ma soprattutto la preoccupazione e l'ansietà che derivano dalla paura sono i divoratori che permettono al nemico di attaccare. E questo non fa altro che intaccare, farci camminare, invece di farci vivere la grazia di Dio, sopravviviamo giorno dopo giorno. E Dio non vuole questo, perché Gesù ha detto: il nemico viene per rubare, uccidere e distruggere. Poi c'è il ma, che è importantissimo: ma io
che non sono insieme a lui, o lo mando, o permetto, o faccio qualcosa. Dio non ha bisogno del male per piegare i suoi figli. Dice qua che Dio ci chiede a noi di umiliarci. Che significa umiliarci? Significa avere fiducia in colui che ha fatto le promesse. Questo significa farsi guidare da lui. Infatti Gesù nelle Beatitudini dice: i poveri spirito, gli umili in spirito, riceveranno il regno dei cieli. Cioè vivono il regno dei cieli, vivono il regno della grazia di Dio, vivono il regno. E noi siamo e facciamo parte del regno. Gesù in Giovanni ricordò a Nicodemo dicendo: se tu non nasci di nuovo, e noi siamo nati di nuovo, noi siamo nuova creazione. Se non nasci di nuovo da acqua e da spirito, tu non puoi vedere il regno di Dio, ma non ci puoi neanche entrare. Quindi ci sono due passaggi che dobbiamo fare nel nostro nascere di nuovo, che è un continuo rigenerazione. Nel nostro spirito siamo perfetti, come dice l'Ebrei, ma la nostra anima, fino al ritorno di Cristo, quando ci sarà la redenzione completa, dobbiamo essere continuamente, quindi dobbiamo lavarci i piedi, come dice Gesù, attraverso il lavabro della parola di Dio. Amen? Ma abbiamo bisogno di vivere la grazia di Dio. Che fa Satana? Si traveste da angelo di luce e ruggisce, facendoci credere che Dio, che Gesù Cristo non è un padre, non è un fratello maggiore, ma è contro di noi ogni qualvolta noi sbagliamo, manchiamo in qualcosa. Infatti lo dice la scrittura, che queste cose, come diceva poi il pastore Davide, che le stesse sofferenze si compiono nella fratellanza sparsa per il mondo. Tutti i credenti nel mondo soffrono delle stesse sollecitudini. Tutti siamo soggetti a preoccupazioni e ansietà. Ma questo non significa che se succede qualcosa, dice, in quel momento è logico che c'è un pochino di sollecitudine nella nostra vita. Io parlo non qualcosa di sporadico, ma qualcosa che cioè, è diventato un'abitudine nella nostra vita. Preoccuparci di tutto. Ne preoccupiamo se non siamo sposati. Ne preoccupiamo quando saremo sposati. Ne preoccupiamo se non abbiamo il ragazzo o la ragazza. Ci preoccupiamo quando avremo il ragazzo e la ragazza. Ci preoccupiamo se non abbiamo il lavoro. Ci preoccupiamo se abbiamo il lavoro. Ne preoccupiamo sempre. Invece il Signore ci insegna che ci dobbiamo occupare in fede. Oggi la parola preoccupazione e ansietà è diventata una prerogativa dell'umanità. Cioè, nel senso che se non ti preoccupi, ma sei superficiale, ma scusa, non ti preoccupi di tuoi figli? No. Ma quando escono, e quando escono, prego. Ho quest'arma, li benedico e prego. Signore, benedici la loro mente, che possano fare le scelte giuste, che possano rinunciare a tutto il male che gli viene davanti. Se invece io metto un stai in danno, e che fai? Quando lo tornano, aspetta, la gitta in 2:10 di mattina, dico, sono padre, e anche nonno ora tu odi. Un andasti, cucciasti e anche frequentasti. Come la chiamate questo atteggiamento? Questa attitudine? Ansietà. Quindi Pietro, l'apostolo Pietro, non fa altro che rafforzare i credenti dicendo: non siate come quelli del mondo che fanno queste cose, perché ancora non conoscono l'amore di Dio, non vivono in Cristo Gesù. Ma chi vive la grazia di Dio, conosce Dio come padre, getta i pesi sull'Eterno, basta, scopo di Dio, Signore l'ho dato a te, e io cammino bello leggero. Dobbiamo imparare il primo io. Abbiamo tante sfide ogni giorno nella nostra vita, e il nemico usa queste cose per frenare la Chiesa, per frenare noi che siamo la Chiesa di Cristo, affinché non portiamo avanti la sua opera, perché siamo indaffarati, impegnati mentalmente in tutte le altre cose che purtroppo trattano noi, che ci trattano in modo personale, e
e quindi poi trascuriamo tutte le altre cose. Invece il Signore dice, tu dammi il pesante a me, curati della mia casa e io mi curerò di te. Questa è la cosa. Non siete soddisfatti? Poi dice ancora, avete, in Giacomo dice, resistete al diavolo, sottomettetevi a Dio ed egli fuggirà via. E sottomettetevi a Dio ed egli fuggirà via. Che cosa significa resistere al diavolo e sottometterci a Dio? Noi che cosa facciamo? Facciamo l'inverso. Ci sottomettiamo al diavolo e resistiamo a Dio. Perché? Vi dico questo. Come va a fuggire il diavolo? Dice, nei Vangeli Gesù fu tante volte attaccato, però non gli ha potuto nulla e poi se ne andava. E per un certo tempo poi ritornava. Poi si manifestava attraverso i religiosi. Ha sempre quella cosa. Le sollecitudini arrivano a tutti i posti. A casa, i figli, la moglie, il marito, il lavoro, i colleghi, l'ambiente lavorativo, la società, i vicini di casa, tutti. Qui in affitto i bacioni di casa, di tutto e di più. Però, dice, resistere al diavolo. Se arriva qualcosa, dico mancanza di qualcosa, di salute, o di come si dice, di un bisogno economico, un bisogno lavorativo, oppure una mancanza, che cosa noi facciamo? Invece di resistere e dire, per esempio, faccio un esempio, arriva una malattia, invece di sottomettermi a Dio, che cosa significa sottomettermi? Intanto la sottomissione è un termine, un gergo militare, significa che io mi metto sotto la copertura di un'autorità, mi metto sotto la copertura di un'autorità, in questo caso è Dio. Dio è il sommo bene che vuole per noi solo il bene. Di conseguenza, arriva una malattia, io che faccio? Signore, guariscimi. Non è una preghiera nella dispensazione della grazia. Signore, grazie che mi hai guarito. Sto vivendo un momento di difficoltà, ma io so che tu mi hai già guarito. Questa è la preghiera, o no? Giusto? Quando in Isaia, 700 anni prima della venuta di Cristo, il Signore ha fatto vedere a Isaia quello che Gesù ha passato in Isaia 53, lo sappiamo tutti. E là parla già passato, cioè 700 anni prima, Dio già parlava. Ma perché parlava già 700 anni prima? Perché nello Spirito, no? E perché? Perché Gesù era stato già immolato prima, in Apocalisse lo dice, prima della fondazione del mondo. È come se noi stiamo vivendo questo tempo dove c'è il presente, il passato, il presente e il futuro. Ma Dio che vive nell'eternità ha riavvolto il nastro della nostra storia e ora lo stiamo vivendo noi. Dio già sa ogni cosa, sa le scelte che facciamo, sa i pensieri che pensiamo, sa tutto. Però qual è la cosa? Non umiliarsi, non Dio che ci umilia. Sono là, sono. Ma noi ci dobbiamo umiliare davanti a Dio, è meraviglioso umiliarsi davanti a Dio, ti metti in ginocchio. Signore, io sono qua davanti a te ai due piedi. Umiliarsi significa mi sono detto alle tue promesse. Se tu hai detto io sono stato guarito, Isaia 53, io sono stato guarito, per le vittorie di Gesù, ma non vedo ancora la cosa, non realizzo ancora, ma la realizzerò. Man mano che la mia mente si adatta a quello che è il pensiero di Dio, perché la nostra mente è quello che noi dobbiamo cambiare. Noi, la nuova nascita non cambia la nostra mente, non cambia il nostro modo di pensare. Dice, voi rinnovate la vostra mente affinché per esperienza conosciate la buona, perfetta e gradita volontà di Dio, affinché il nostro carattere, da carattere, diventa il carattere di Cristo Gesù. Amen. Altra cosa, arriva una mancanza di lavoro, si sa che tanto per dire c'è un licenziamento. Signore, ora come faccio?
Signore, ti prego, per favore, cioè le suppliche. No, Signore, grazie, perché hai preparato un altro lavoro. Si è chiuso una porta, si aprirà un portone. La nostra fede deve muoversi. Abbiamo solamente quel braccino corto. La fede è come un braccio che si sviluppa man mano che noi lo esercitiamo. E che cosa fa? Va a prendere quello che la grazia di Dio ha già provveduto, non che deve provvedere. Dio non provvede quando noi chiediamo, Dio ha già provveduto. Quando noi ci diciamo Signore guarisci, il Signore provvede dal sopra, dice: bello, figlio mio meraviglioso, ho già provveduto la guarigione, il lavoro e tutto. Allora io qual è devo fare? Signore, grazie, ricevo la tua guarigione, ricevo la tua provvidenza, ricevo il lavoro, ricevo. Devo solo ricevere. Come lo prendo? Attraverso la fede. La fede è la fiducia. Convinzione nella mente, fiducia nel cuore, saggezza per metterla in pratica. Diciamo in termini umani che cosa significa fede. Poi la fede è certezza di cose che si sperano, sostanza di quelle cose, lo sapete già. No? Resistete al diavolo, resistere al diavolo, perché lui dice: hai visto come sei arrivata la malattia? Hai visto che Dio non ha provveduto alla guarigione? E io devo resistere. Il Signore mi ha già guarito. Oppure, quando c'è, e concludo, quando c'è Gesù che dice: quando sei per strada con il tuo nemico, mettiti d'accordo. Che cosa significa? Non avevamo mettere d'accordo con Satana? No. Gli dobbiamo dire: tu lo sai, hai ragione, ho mancato, ho peccato, ho sbagliato, ma il sangue di Cristo mi ha lavato e mi ha perdonato, sono stato già perdonato. La fede non nega le evidenze e le circostanze. La fede ci fa proiare delle promesse che Dio ha già provveduto per noi. Amen. Amen. Questo significa resistere al diavolo, perché il nemico sarà sempre là, in modo subdolo, in modo sottile, a dirti: hai visto, come ha fatto con Adamo e Eva? Ah, io ma Dio non ha provveduto, ma Dio, hai visto, ha permesso che questa cosa ti accadesse. Dio non si mette e non fa un mafioso con Satana, assolutamente. Qualche giorno che veramente il Signore parleremo della disciplina di Dio. Quali strumenti Dio usa per disciplinare i suoi figli? Come dice là, quando dice che Dio flagella. Poi scenderemo nei testi greci e vedremo veramente, perché purtroppo le traduzioni in italiano, ma nelle traduzioni inglesi proprio, come si dice, traducono i termini in modo veramente molto vicino a quello che è il significato greco o ebraico. In Italia purtroppo, a causa delle nostre influenze cattoliche, apostoliche e romane, abbiamo queste cose qua. Però se uno scende a, come si dice, in profondità, scavare nelle richieste della parola di Dio, vediamo come Dio è sempre per noi. Dio ci ama, Dio vuole il meglio per noi e ci vuole veramente far gustare le benedizioni che ha già provveduto per noi. Amen. Grazie per l'ascolto e Dio ci benedica.